A Marco Cermelli, un caro amico del nostro programma, bravissimo anche filmmaker, ti faccio i complimenti. Con lui stiamo per andare in Namibia, uno dei tanti viaggi che hai fatto, non in solitaria, devo dire, non proprio come fa Claudio Pellizzeni. In quanti eravate? Eravamo 16. Ecco, 16 amici? No, 16, qualche amico, ci siamo conosciuti in viaggio, il viaggio ci ha uniti proprio, questo viaggio molto intenso, diciamo, proprio... Perché è anche un po' difficile? Estremamente difficile, difficile dal punto di vista fisico e mentale, perché comunque è un viaggio in totale autonomia, zaino in spalla, tenda, quindi ogni sera si montava la tenda, si faceva il fuoco, si mangiava tutti insieme, la mattina presto, prima del sorgere del sole si smontavano le tende, si impacchettava tutti pronti a partire. Però l'ambiente vi ha ripagato, guardate la bellezza di questo scenario, siamo immersi in questo deserto che è proprio una delle tante fotografie di Marco Cermelli. Fra l'altro saluto una parte del gruppo, non tutti e 16, quanti sono gli amici che sono venuti qui con i supporter? Alzate le mani ragazzi, fatevi vedere con il nostro regista Luca Chinello. Ormai dopo che avete fatto il viaggio in Namibia vi muovete sempre insieme? No, in realtà questa è stata una buona occasione per ritrovarci, ti dico la verità. Che bello, quindi il mondo insieme fa anche ritrovare gli amici, quindi grazie tantissimo di essere venuti. Allora, adesso partiamo per il viaggio che hanno fatto, veramente bellissimo, in luoghi fuori dalle normali rotte turistiche. Assolutamente sì. Un gruppo che ha fatto nascere anche delle amicizie. Assolutamente sì, un gruppo molto coeso ed è stato questo il successo. Che vi ha fatto superare le difficoltà. Sì. Andiamo in Namibia. Quando l'Africa ti chiama, non lo puoi ignorare. È la voglia di avventura che ti risponde e ti spinge a partire. Lasciati cullare dal vento. Affonda i tuoi passi nella sabbia delle dune per perdere lo sguardo nell'infinito. È la natura che ti accoglie e che ti accompagna nel tuo viaggio. Sono gli occhi sorridenti dei bambini che ti danno il benvenuto. Sono le donne Imba che ti fanno tornare indietro nel tempo. Sono altre donne, quelle dell'etnia Herero, che puoi incontrare davanti ad una banca, vestite con abiti dell'Ottocento. L'acqua è vita. E si può rimanere incantati a guardare una pozza dove si ritrovano tutti gli animali dell'Africa, con la certezza che la natura farà il suo corso. Un lungo volo ci porta dall'Italia a Windhoek, capitale della Namibia. Quattro fuoristrada, una spedizione di 16 persone con la voglia di conoscere un paese che è la sintesi di tutto ciò che può essere Africa. Puntiamo verso il deserto del Namib, ancora pochi chilometri di strade asfaltate. Da qui in poi sarà la polvere la nostra compagna di viaggio. La troveremo ovunque e sarà davvero parte di noi. Arriviamo a Sosusvei. Siamo di fronte alle dune. Duna 45. Salire oppure rinunciare? È una delle più alte del mondo, oltre i 400 metri. Le raffiche ci fanno perdere l'equilibrio. La sabbia punge come tanti aghi sulla pelle. Il vento modella, muove la sabbia, eppure nulla cambia. La Duna 45 resta lì, immobile come una sfinge. Ci lanciamo in libertà, una sensazione inspiegabile. Le gambe corrono senza controllo, ma non si ha paura di cadere. Aspettiamo che il sole illumini anche la Dead Valley. In passato era un'oasi dove crescevano numerosi alberi di acacia. Il fiume che alimentava questa terra ha poi mutato il proprio corso a causa del movimento delle dune e gli alberi sono morti. I tronchi sono oggi scuri, preservati dal clima arido. L'atmosfera è silenziosa e lunare. In Namibia c'è sempre una montagna di sabbia da scalare. Ma quanti modi esistono per scendere da una duna? Alcuni ragazzi africani entrano nella parte e indossano un cappello di lana come se fossero in alta montagna. Allacciano gli scarponi su una tavola da snowboard, opportunamente modificata con una soletta di formica e lubrificata con cera per mobili. Perché non provare anche noi?
Portico del Capricorno, 45esimo parallelo. È un cartello in mezzo al deserto ad indicarci che siamo a metà strada tra l'equatore e il polo sud. Tappa obbligatoria di ogni spedizione che lascia il deserto del Namib è Solitaire, un luogo di civiltà immerso nel nulla, dove ci si incontra, si fa rifornimento e si gusta la famosa torta di mele dalla ricetta segreta di Moose McGregor. Alcuni equipaggi di passaggio non sono mai più ripartiti. Puntiamo i nostri quattro fuoristrada verso l'Oceano Atlantico. Migliaia di otarie popolano l'area protetta di Cape Cross. Si tratta della colonia più numerosa dell'Africa meridionale. Siamo in un punto molto pescoso, posto ideale per cibarsi e riprodursi. Il chiasso dei loro richiami e l'odore acre nell'aria sono compensati dalla dolcezza di sguardi che sembrano umani. Passano le loro giornate dividendosi tra la caccia e il crogiolarsi al sole. Oziano, così agili in acqua e così goffe e tenere sulla terraferma. Si aprono i cancelli del luogo più inospitale del mondo. È la Skeleton Coast, la terra che Dio fece nell'Ira, come la chiamano i namibiani, o le porte dell'inferno, come detta dai portoghesi. Un posto lunare, sferzato dal vento e dalle onde dell'Atlantico. Sulla nostra strada, all'orizzonte, il fantasma di quella che fu una stazione petrolifera. La sabbia si sta riappropriando dello spazio che l'uomo le ha rubato, corrodendo il ferro di questo cadavere in decomposizione. La torre di estrazione è crollata, si notano ancora cavi e carrucole. Non c'è nient'altro intorno a noi. Il paesaggio cambia. A dominare è il volo di uno stormo di fenicotteri, abitanti stabili della laguna di Swakopmund. In questa baia, che fa parte del Parco Nazionale del Namib-Naukluft, vivono milioni di gamberetti e un cibo quasi magico che tinge di rosa il piumaggio di questi uccelli. La bassa marea ci permette di correre in jeep lungo la costa. È questo uno dei pochi punti della Namibia dove l'oceano bacia dolcemente le dune del deserto. Il viaggio continua alla ricerca di nuove emozioni. Pochi sono i luoghi nel mondo dove la tradizione è rimasta solida alle origini. In Africa, in particolare, abbiamo incontrato gli Imba, una tribù indigena che vive di pastorizia tra il nord-ovest della Namibia e l'Angola. Sono una popolazione seminomade che oggi conta 15.000 persone. Colpiscono le loro acconciature e i monili, che denotano una differente condizione sociale all'interno della comunità. Poi ci sono gli Herero. Il primo genocidio in assoluto l'ha subito questo popolo, per mano dei coloni tedeschi, a partire dal 1883. Oggi è questo uno dei principali ceppi etnici esistenti in Namibia. Le donne sono vestite con un costume tradizionale, imposto dai missionari tedeschi dell'era vittoriana, composto da una crinolina indossata sopra ad una serie di sottogonne ed accompagnato da un copricapo a forma di corno. La natura torna di nuovo prepotentemente sul nostro cammino. Sono le cascate perenni e pupa, schiuma in lingua Herero, la spettacolare attrazione che si snoda a nord, al confine con l'Angola. Si tratta di 1,5 km di percorso, con una serie di salti che ricadono al massimo da 37 metri di altezza. La natura è un miracolo che si perpetua ogni giorno. Qui il senso di libertà scorre verso l'infinito, senza fretta. Qui, dove i sogni non hanno frontiere e l'uomo ritrova l'armonia con l'universo, mi tornano in mente i volti della Namibia. Il viaggio bellissimo di Marco Cermelli e i suoi 16 amici, che abbiamo già salutato parte di loro, che sono qui nel nostro studio. Partiamo da quelle immagini bellissime che hai fatto alle popolazioni degli Imba e degli Herero.
Ma è vero che Yimba qua per farsi avvicinare, no, chi è? Yimba, hai Yimba. Dovuto portare loro dei doni? Eh sì, ma come normalmente quando si va a casa di un amico si porta un dono. Ma anche... ve l'hanno detto le guide che vi accompagnavano? Sì, certo, certo. Cioè, noi abbiamo portato della farina, del riso e della vasellina che a loro serve per proteggere il corpo. Ne fanno un miscuglio fra terra o tra le varie erbe, se lo spalmano le donne sui capelli, sul loro corpo, ed è quello che dona loro questa colorazione ocra bellissima. Le donne Yimba sono meravigliose, sembrano delle statue proprio. Sembrano delle statue. Sì, sì. Senti, e lasciando invece questi popoli che sembrano apparentemente così lontano da noi, e tornando quindi nel discorso forse più turistico, abbiamo visto che tu ti sei buttato, tu sei appena c'è una tavola, lui è un bravissimo surfista, va con lo snowboard, però credo che gli mancasse scendere con le dune. Certo, io abbiamo un video così lo vediamo bene, Marco che scende col surf sulle dune, con la tavola sulle dune, questo è lui che non lascia la sua telecamera. Mai. Non è una controfigura. No, sono io, si vede, l'ho scritto qua Marco. Però la fai una volta, perché poi per risalire in cima è faticosissimo. Non ci sono le seggiovie. Maggie, sei stufa? Non ti piace il racconto di Marco? Guarda, lei secondo me voleva venire in Namibia con te. Maggie ha fatto il giro a piedi, ha fatto 300 chilometri a piedi, come abbiamo detto all'inizio, per andare a Santiago, ma non si separa mai da Laura, quindi di viaggi credo ne abbia fatti molti di più Laura. Sì, ne ho fatti anche da sola, però ne abbiamo fatti parecchi insieme. Non hai l'idea di separarti dai tuoi animali? Assolutamente no. Nel tuo caso hai animali, Marco? Oh, certo. Che animali hai? Ho due cani e un gattone. E li hai lasciati però per 20 giorni. L'ho lasciata mia mamma. In Namibia non sarebbero venuti. Quindi dicendo, buttandoti giù dalle dune, lo fai una volta. E poi quando è finita la discesa prendi la tua tavola. Sì, vabbè, l'ho capita che ritorni su, ma è faticosissimo perché sprofondi nelle dune. Avete il microfono, ragazzi, voi, gli amici? Allora, quante ne ha fatte di discese? Ditemi la verità. Come ti chiami? Io Claudio. Claudio, dimmi la verità. Lui ha detto che ha passato tutto il giorno a scendere e salire, si è divertito tantissimo. Noi non sappiamo esattamente. Ah, quindi non eravate con lui? Noi non eravamo con lui. Noi avevano lasciato quel giorno lì da solo, io e la tavola. Noi siamo andati col quad. È stato un gruppo, ha fatto quad e lui con un'altra ragazza da spedizione. Quindi vi eravate separati? Erano separati. Vi si è venduto come uno che tutto il giorno è andato su? Si è venduto come un maestro, direi, di snowboard. Però non abbiamo prove certe. Vabbè, comunque ci crediamo. Ci sono le immagini che documentano. Hai ragione. Prego, Laura. Ti volevo chiedere, visto il tuo entusiasmo, che cosa significa attraversare una duna? Cioè, cosa hai provato? Una duna è bellissima, è faticoso, perché fai un passo indietro, un passo in avanti e due indietro, perché affondi, spesso c'è il vento, fa freddo, ma quando arrivi sopra, spesso alla mattina presto per godere dell'alba, è qualcosa di meraviglioso, ti riempie il cuore, è un'emozione. Ti appaghi proprio della bellezza della natura. Assolutamente, guardi verso l'infinito, vedi solo sabbia. Sabbia disegnata dal vento è qualcosa di meraviglioso. Allora, abbiamo quattro amici e tutti e quattro si appagano della bellezza della natura. Laura, anche tu hai incontrato dei posti bellissimi nel tuo percorso.